Allora, mi chiamo Giulia Caprai, vengo dall'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Sono qua per fare la dissezione del tronco. Abbiamo fatto il torace per adesso, abbiamo visto i polmoni, il cuore, vabbè, la parte del mediastino. Lo reputo veramente molto interessante e formativo, anche perché tante strutture magari non te le immagini così e quindi ti rendi bene conto anche delle dimensioni, degli spazi. Io me l'immaginavo totalmente diverso, anche perché studiando dall'Atlante non sono assolutamente così le cose, quindi è un corso davvero formativo. Anatomy Lab numero 32, si parte! Giulio Bruscelli, tutor. Francesco Potenza, tutor. Giulia Guarnieri, Unifi. Andrea Cordino, Unitranto. Anna, Unifi. Chiara, Unifi. Rebecca, Unife. Giada Marletta, Unife. Ilaria Del Vescovo, Uninsubria. Daniele Marinaro, Unife. Filippo Unifi. Silvia Unibò. Margherita Unifi. Simone Unifi. Chiara Unifi. Giulia Caprai. Uni. San Raffaele. Giulia UniSR. Gregorio, Università di Bologna. Elena Unifi. Francesco Unifa. Isabella Unifi. Marta, Università del Piemonte Orientale. Giovanni Insubria. Chiara Uninsubria. Edoardo Unife. Matteo, Università di Ferrara. Gabriella Uniud. Francesca Unipa. Anna Chiara Unicamillo. Ivan Attore. Ciao, sono Gabriella, vengo dall'Università di Udine e oggi ho partecipato, anzi sto partecipando al 32esimo Anatomy Lab del tronco. Sono molto felice di essere qui perché finalmente posso vedere quello che ho studiato per mesi sui libri ed è un'esperienza bellissima secondo me per capire e approfondire meglio la materia, cioè dell'anatomia insomma, e quindi è un'esperienza che vorrei insomma condividere con gli altri e far sì che anche altre persone possano provarla, ecco. Sono Marta Radice, arrivo dalla Università del Piemonte Orientale. Questa mattina è stato molto bello. La cosa più emozionante che ho fatto è stata tenere in mano un polmone, è stato davvero molto emozionante. Abbiamo osservato anche l'interno di atri e ventricoli con tutte le trabecole, è stato incredibile e tutto molto, molto interessante. Oggi pomeriggio si vedrà l'addome.